Canto tredicesimo, un canto che assume toni epici, omerici, in quanto si narra la prima grande impresa eroica che deve compiere Dioniso se vuole entrare nell'Olimpo. Quindi qui Nonno di Panopoli assume una ermeneutica del mito ellenistica, già tarda, già storica, ma mitograficamente fedele, in quanto pone la via della divinizzazione dentro una dimensione eroica, cioè per divinizzarsi bisogna compiere delle fatiche, delle imprese eroiche. E ricorda gli altri modelli, gli altri archetipi oltre Dioniso, Apollo. Apollo è una divinità eroica come Hermes, Apollo sconfigge Pitone a Delfi, Hermes sconfigge il guardiano Argo, un essere con 100 occhi, quindi un guardiano che sembra un mostro, un essere primordiale, e lo stesso Eracle, che poi viene divinizzato, deve compiere innumerevoli fatiche, lo stesso Cadmo, che subisce la metamorfosi in serpente, quindi da un certo punto di vista ha una forma di sacralizzazione, seppure di livello inferiore, e Cadmo appunto compie l'impresa eroica di vincere il serpente di Ares, come abbiamo visto nei libri precedenti. Quindi il canto tredicesimo inizia in modo epico, solenne, con una scena cosmica, Zeus che manda Iris da Rea, la nutrice, la grande madre nella versione frigia, anatolica, la grande dea, i cui attributi sono le grotte delle montagne e i leoni, e i corribanti, che vedremo presenza costante nel seguito di Dioniso. Rea quindi compie questa grande adunata di numerosi popoli, a formare due eserciti, un esercito umano e un esercito divino e semidivino. Quindi il canto tredicesimo si sviluppa secondo un'elencazione che ricorda quella della flotta della guerra di Troia ed è un po' una ricapitolazione, un riassunto di una geografia sacrale, un riassunto del mito attraverso determinati luoghi che naturalmente sono interessanti perché presentano un collegamento diretto o indiretto con l'immaginario e la spiritualità di Dioniso. Quindi Rea manda Pirro, Pirro è allegoria della danza pirrica, epiteto anche di Achille e di suo figlio Neottolemo. La danza pirrica è una danza fatta in armi, quindi che ricordava le danze dei Corribanti, dei Cureti, dei Dattili presso il Monte Ida, la nascita di Zeus e adesso che vedremo al seguito di Dioniso. Quindi probabilmente era un elemento fondamentale di una gogè propria dei giovani nobili che dovevano ricevere un'educazione eroica. Quindi viene compiuta questa adunanza cosmica, questa chiamata alle armi per formare due eserciti particolari, stravaganti, armati, ma armati anche di strumenti musicali, di danza. È un comos, un corteo danzante, il corteo bacchico è quello che seguiva anche Alessandro Magno, cioè un corteo di musica e danza, che avevano un ruolo fondamentale nell'educazione del giovane guerriero. Gli Spartani andavano in battaglia sacrificando le muse, danzando e suonando. Gli strumenti principali del corteo bacchico dionisiaco sono l'aulos, il flauto doppio, dai suoni acuti che inducevano estasi, furia, esaltazione. I cembali, il sistro, il tamburo, la siringa. Questa quindi è l'impresa che viene posta di fronte a Dioniso, la spedizione verso gli indiani. Qui naturalmente c'è un riecheggiare l'epopea di Alessandro Magno, ma anche un riecheggiare le gesta di Settimio Severo e di tanti altri imperatori romani contro i persiani, contro i parti, che erano l'eterno e terribile nemico orientale dell'impero romano. Chi giunge a formare le fila di questo esercito, del primo esercito che segue Dioniso, quello umano, compare addirittura Teone, parente per via di semele di Cadmo, quindi di Dioniso, un Teone che avevamo visto sbranato dai cani, ma qua redivivo. Compaiono le falangi di Beozio, quindi c'è un richiamo alla prima falange, quella tebana, archetipo della falange lacedemone, e poi che sarà assunta poi come modello da Alessandro Magno. E compare poi tutta una serie di città, di luoghi,
dal valore anche simbolico, spirituale, visti come vicini a Dioniso, l'Antedone di Glauco, i Beoti guidati da Imeneo, figura allegorica dei cortei nuziali, un vecchio fenice che richiama il fenice di Achille, simile a Laoconte, il precettore maestro di Meleagro, l'Argonauta. Poi viene citato truppe che vengono da Orcomeno, luogo della Beozia sacro ad Apollo e a Poseidone, dove c'è un bosco sacro delle Cariti. Abbiamo i Focesi con Ciparisso, cioè il cipresso, altro è vicenda metamorfica del mito. Crisa, la città d'oro che richiama il Parnaso. E qui Nonno è veramente molto trasparente negli aspetti spirituali del mito, perché ci ricorda come Apollo condivida con Dioniso lo stesso Parnaso. Parnaso, monte sacro, oracolare, dalle due punte, una delle quali si chiama Elicona, cioè una punta elica, chiocciola, il monte delle muse, delle graie, e poi sarà anche il monte delle Tiadi, delle Baccanti, delle invasate di adepte di Dioniso. Abbiamo poi molti altri eserciti che si uniscono, dall'Attica viene citato l'Imetto, il monte delle api, il tema delle api fa parte dell'iconografia dell'immaginario dionisiaco. I soldati, i guerrieri attici portano una fibbia a forma di cicala, e questo corrisponde alla storia del mito. Arrivano anche dei non prima citati corribanti di Eubea, fra cui Ideo e Melisseo, che sono la versione maschile delle ninfe Idea e Melissa, la ninfa del miele, la ninfa del monte Ida, nutrici di Zeus cretese. E a Creta ricordiamo l'importanza del toro, segno di Dioniso. Abbiamo poi Cureti fra gli Abanti, citati anche da Omero, coloro che per primi usano lo scudo e lo usano anche nella danza, e partecipa alla spedizione di Dioniso contro gli indiani anche Eaco, il famoso iatromante, profeta, padre di Peleo e quindi nonno di Achille. Quindi questa vena dionisiaca che vedremo poi su Achille esplodere con l'Achillede di Stazio. Qua è giustamente citata in modo preciso e coerente a livello mitografico da Nonno. Quindi si riunisce tutto questo esercito, e addirittura c'è anche Asterio, figlio di Minosse, che è sposo di Ino e quindi imparentato con la stirpe umana di Dioniso. Asterio, il nome, cioè lo stellato, l'uomo delle stelle. Ricordiamo che il Minotauro era chiamato Asterione, l'isola di Apollo. Prima di essere Delo, era un'isola vagante chiamata Asteria. Quindi c'è tutta la Grecia intesa come Grecità ampia, comprendente Creta, comprendente anche i Colchi, i popoli della Scizia, vista come colonia cretese. Come Erodoto considera la Crimea, la Colchi, di una colonia egiziana, qua Nonno invece segue un'altra pista mitografica che ritiene quella Grecia già in Asia, colonia cretese. Quindi una Grecia molto ampia, già eurasiatica, segue Dioniso verso gli indiani, che diventano in questo caso, non sono certo gli indiani di oggi né di un'India antica, sono gli indiani dell'ellenismo, allegorizzati come popolazione cattiva, ingiusta, tirannica, indiani scuri in senso etico, antietico, ma che devono essere invece civilizzati e liberati dalla missione di Dioniso, che gli insegnerà i suoi riti notturni e la coltivazione della vite per produrre il vino. Quindi questi due sono i doni di Dioniso, i riti notturni e il vino, a popoli che ancora non lo conoscono. Questo è questa guerra, diciamo, spirituale, allegorica, implicita in questa spedizione. Arriva anche Aristeo, figlio della ninfa Cirene e di Apollo, figura anche qua sciamanica, iatromantica, legata alle api, alla pastorizia e alla caccia, e fa parte di questa dimensione quindi boschiva vicina a Dioniso. Giunge l'Arcadia con Feneo, la gente Arcade, e mentre ripercorre tutte queste città, questi luoghi, queste popolazioni, naturalmente il nonno fa dei fugaci ma precisi riferimenti ai miti di quella terra, per cui quando parla dell'Arcadia parla di Callisto, amata da Zeus, trasformata poi nell'orsa, di Boote, cioè il Bovaro, che è il figlio di Callista, la bellissima, del seguito di Artemide, e Zeus che diventa appunto la stella Boote, che è il guardiano, il pastore delle orse. Giunge addirittura dalla Sicilia Fauno, amato da Circe,
Giungono anche le popolazioni della Libia, ritenute collegate a Dioniso perché Cadmo, eroe peregrinante, errabondo, nel poema si sostiene essere passato anche in Libia. Libia importante per il culto di Atena, vengono citate le ninfe Speridi della Libia, citate presenti anche nelle Argonautiche di Apollonio Rodio, e si cita Zeus Ammone, e infine abbiamo la Samotracia, legata a Dioniso per via di Elettra, la custode di Armonia, la sposa di Cadmo, popolazione simile ai Titani, e abbiamo anche la Bistonia e la Tracia, e Agro rappresenta allegoricamente la Tracia di Ares che si unisce al corteo di Dioniso insieme alla Lidia con Sardi e a tanti altri luoghi e popolazioni, come i Frigi. Qui si cita Dirce. Dirce era il nome anche della fonte dove c'era il drago di Ares vinto da Cadmo, Dirce il nome anche di una pianta, quindi questo sciamanesimo cadmeo dionisiaco interviene anche nel campo della guarigione, oltre che dell'oracolo, naturalmente. Il serpente aveva una funzione oracolare, rituale, profetica, ma anche medica, vediamo che compare nell'immaginario di Asclepio, ad esempio. E poi la Cibele, la Frigia della Cibele, di Cibele, che poi è Rea, la nutrice di Dioniso, completa il quadro del tredicesimo canto, il primo esercito, quello umano. Il canto quattordicesimo continua con la descrizione di un altro elenco omerico, più breve ma altrettanto intenso, di questi esseri invece divini o semidivini, subdivini o demonici che completano questo duplice esercito di Dioniso, Dio doppio anche dal doppio esercito, un esercito più militare, più umano, un esercito rituale, musicale, magico, dove si combatte non con le spade e le lance, ma con i tirsi, cioè con i bastoni ricoperti di edera, di pigne, propri dei riti dionisiaci, ci si combatte con la musica, con le danze invasate e con gli esseri ancestrali, gli esseri panici, quelli più antichi del mito, che qua si ricompongono in corteo attorno a Dioniso. Abbiamo i Cabiri di Efesto, da Lemno, i Dattili, i Dei, il Monte Ida in Grecia, i Corribanti nati della terra, i Telchini, esseri sotterranei dell'isola di Rodi, metallurgici, figli vicini a Poseidone. Abbiamo i Centauri, naturalmente, i Ciclopi. E poi 12, il numero 12 cosmico ritorna spesso attorno a Dioniso, 12 figli di Pan, a sua volta figlio di Hermes, ma un Pan naturalmente che appartiene all'ambito dionisiaco, ciascuno dei quali ha dei nomi parlanti naturalmente, c'è Glauco, Xanto, c'è il Fobo, c'è colui che sparge paura, il luminoso, quello che ha il colore del mare, lo splendente, l'oscuro, il pastorale. E si ricorda addirittura il racconto minore ma persistente dell'unione di Pan con Penelope, proprio la Penelope di Odisseo. Compare Sileno, alla fine abbiamo poi un altro esercito composto da satiri. Satiri, anche qui sono tutti nomi parlanti: Oreste, cioè il Montanaro, Flegreo, il Fiammante, Petreo, il Roccioso, Lico, cioè il Lupo. Un corteo quindi buffo, ma che esprime queste forforze vitali, questa epifania boschiva, tellurica, propria di uno dei carismi essenziali di Dioniso. Abbiamo infine i Feri, citati anche nell'Iliade, esseri misteriosi di cui si sa poco, ma descritti da Nonno di Panopoli come figli delle Iadi, Iadi citate anche nello scudo di Achille nell'Iliade, le Iadi sono costellazioni vicine alle Pleiadi, le Piovose, e sono qui ritenute figli di quelle Naiadi, di quelle ninfe che sono state le prime nutrici di Dioniso. Dioniso in forma di capretto, Dioniso nascosto nelle grotte. Cosa succede di fronte a tutti questi, a questo esercito, composto da tutti questi esseri, anche qua dai nomi sempre parlanti, L'eretto, colui che appare, il pastorale. Abbiamo poi delle schiere femminili, le baccanti, le ninfe oreadi, le melie, le menadi, cioè coloro che sono prese dalla manìa, dal menes, cioè dalla furia, dall'invasamento di Dioniso.
sembrano tarantolate, si scagliano correndo e danzando in modo scatenato. Gli attributi visivi di questi adepti di Dioniso sono proprio la corsa veloce, anche nude e anche su luoghi rocciosi, taglienti, quindi la corsa quasi magica, sciamanica, che supera gli ostacoli della natura perché conosce i segreti della natura. Abbiamo le bassaride. Anche queste sono variazioni sul tema e anch'esse con i nomi parlanti, come fosse, come hanno nomi parlanti le oceanine, le compagne di coro. Abbiamo Callicore, cioè colei che danza in modo bello, Ione, colei che ha il colore della viola, Rode, cioè la rosa, ma indica anche la rugiada, Trige, quindi tutti i nomi di danze, di suoni, di apparizioni. I capelli agghindati da serpenti, anche qua. Attributo di Dioniso e il colore porpora che torna nelle fasce nicoturne, anche questo colore rituale proprio di Dioniso. E infine il tema dell'edera, il tema dei leoni e dei leopardi, quindi animali selvatici, qua però domestici, aggiogati, che seguono come cani o che sono addirittura aggiogati al carro di Dioniso. Cosa succede? Dioniso guida questo doppio esercito, entra in Anatolia e abbiamo la roccia di Niobe, che era stata trasformata in roccia per la sua ubris da Apollo e Artemide, che profetizza, diventando parlante, profetizza la vittoria di Dioniso e lancia un monito agli indiani di arrendersi prima della loro sconfitta. E alla fine abbiamo la descrizione della prima battaglia fra Dioniso e gli indiani sul lago Astaci, il lago che aveva già visto battaglie guidate da Settimio Severo contro i Parti, quindi un lago sede di battaglie storiche che ora diventa sede di una nuova mitologia, nuova e antichissima, di Dioniso contro gli indiani. Gli indiani attaccano simili a gru, come gli Achei, simili a gru descritti da Omero, le gru che attaccano i Pigmei. E invece l'esercito di Dioniso combatte, come dicevamo, con la musica, con la furia, con la danza, quindi si uccide danzando, si uccide usando questi strumenti rituali come strumenti magici. Gli attributi ricorrono tutti, vengono ripercorsi tutti gli elementi, gli oggetti tipici dell'immaginario dionisiaco, cioè le pelli di cerbiatti, il manto di pantere, l'edera, danzare nudi. E quindi viene l'aulos, le grida, il suono scatenato dei tamburi, dei flauti, delle siringhe. Zeus conferma la vittoria imminente di Dioniso col suo tuono, e abbiamo un finale stupefacente perché, sconfitti gli indiani, Dioniso si manifesta come divinità che conosce anche la pietà. Non è spietato come Artemide o come Ares, ma è una divinità che qui sembra già cristiana, e siamo in un'epoca pienamente cristiana quando scrive Nonno di Panofoli. Tant'è che Dioniso trasforma le acque del lago Astacide, già arrossate dal sangue degli indiani, in vino, in un lago di vino, quindi come Gesù col miracolo di Cana, per cui gli indiani, diciamo, si convertono dolcemente, quelli superstiti, bevendo questo nuovo nettare, e viene chiamato in causa anche Ganimede, che ora deve mescere anche il vino di Dioniso e non solo il nettare e l'ambrosia degli altri dei.